Se anche voi giocate spesso a Red Dead Online su console PS4, potete contattarmi su uno dei miei social, sul PSN oppure nei commenti sotto un video per richiedere la richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Bella a tutti ragazzi, sono Orco Verde. Buonasera a tutti. In questo video volevo informarvi riguardo il nuovo evento che Rockstar Games ha rilasciato per questa settimana su Red Dead Online. Come sempre, prima di iniziare vi invito a seguire la playlist dei glitch di Red Dead Online, che potete vedere nelle playlist del mio canale, in quanto ci sono ancora un sacco di glitch e mani glitch funzionanti che ho caricato in questi giorni e recentemente sul canale, che potrebbero esservi davvero molto molto utili. E possiamo iniziare subito! Questo nuovo evento di San Valentino 2020 terminerà la mattina di martedì prossimo, ovvero martedì 18 febbraio. Nell'evento di questa settimana, come bonus, ci sono i punti esperienza extra per i ruoli, di cui precisamente, riguardo il ruolo distillatore, c'è l'incremento del 40% dei punti esperienza e dei punti esperienza del ruolo nelle missioni di vendita, nelle missioni della storia del distillatore e nelle missioni da contrabbandiere. Riguardo il ruolo cacciatore di taglie, c'è l'incremento del 40% dei punti esperienza e dei punti esperienza del ruolo nelle missioni caccia alla taglia, incluse le taglie leggendarie. Riguardo il ruolo collezionista, c'è l'incremento del 40% dei punti esperienza e dei punti esperienza del ruolo con la vendita di set completi di collezionabili. Mentre riguardo il ruolo commerciante c'è l'incremento del 40% dei punti esperienza e dei punti esperienza del ruolo nelle missioni di vendita e di rifornimento, oltre che per la preparazione dello stufato al proprio accampamento. Con questo bonus potete guadagnare fino a 2800 XP nelle vendite del commerciante, sicché vi consiglio di sfruttare il super glitch per vendere le merci all'infinito, ancora funzionante. Poi c'è una nuova collezione, ovvero la collezione Amanti a tema San Valentino, che richiede una berlandiera lirata, l'anello in oro e diamanti e la carta dei tarocchi 2 di coppe per completarla e ricevere in cambio una ricca ricompensa. Passando invece agli sconti, c'è lo sconto del 25% su tutte le proprietà da distillatore, incluse le spese per il trasferimento della proprietà sul saloon e poi sui temi del saloon risparmiando lingotti d'oro. Poi c'è lo sconto del 30% sulla pentola dello stufato e sul baule delle armi del proprio accampamento. E poi c'è lo sconto di 5 lingotti d'oro sulla licenza da cacciatore di taglie, sul tavolo da macellaio e sulla borsa da collezionista. Poi questa settimana i membri di PlayStation Plus riceveranno gratuitamente 3 rifornimenti di macerato e 3 rifornimenti per il commerciante gratis. E riguardo la collaborazione Social Club for Twitch Prime, i giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Twitch Prime e del Social Club riceveranno in omaggio la borsa da collezionista e l'alambicco il rame lucido. E niente orchetti, nella descrizione di questo video lascerò il link dove dovete recarvi per collegare il proprio account del Social Club a quello di Twitch Prime, come anche il link dell'articolo di questo evento del sito Rockstar Newswire, di cui se volete potete darci un'occhiata anche voi stessi. Quindi niente orchetti, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, commentate e condividete. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per diventare un orchetto. Se siete su PS4, potete entrare nella mia community, OrcoVerdeGamer tra parentesi YT, sempre scritto nella descrizione di ogni video, così come anche tutti i link dei miei social dove vi invito a seguirmi. E da OrcoVerde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!